Mercoledì 23 maggio 2018 la troupe di Incontri con l'Arte è nuovamente a Montecatini ed è nuovamente allo Smart Hotel per l'ennesima inaugurazione di una mostra che porta nella città termale artisti da tutto il mondo. Abbiamo iniziato con una rassegna di artisti provenienti dalla Russia, quest'oggi presenteremo ai telespettatori un artista tedesco, ma saranno le curatrici della rassegna Carattere della Donna che organizzano questo ciclo di mostre a presentare ai nostri telespettatori, non l'artista che oggi non ha potuto raggiungere Montecatini anche per limiti di età, non è giovanissimo, però c'è la curatrice della mostra venuta appositamente da Berlino che presenterà le opere per i nostri telespettatori. Prima però doveroso inizio di trasmissione con Carlo Bartolini, patron dello Smart Hotel, che come sempre inviterà i telespettatori a venire a visitare questa mostra internazionale, il cui ingresso è gratuito e la cui visione non è esclusivamente riservata ai clienti dell'hotel. No, assolutamente, per noi è un piacere accogliere tutti gli appassionati di arte perché riteniamo che l'arte sia un momento di piacevolezza, di relax. Quindi lo Smart Hotel Bartolini, collocato a Montecatini, è un piccolo albergo che cerca di offrire proposte di bellezza e di arte ai nostri ospiti, ai clienti di Montecatini, ma a tutti gli appassionati. Carlo, segnaliamo anche la localizzazione dell'albergo perché siamo proprio a ridosso delle terme, quindi siamo nel centro storico. Siamo a due minuti al nostro bellissimo tettuccio, ma nella famosa via Felice Cavallotti, la via degli alberghi di Montecatini e della tradizione della nostra città, quindi è facile da raggiungere e siamo pronti ad accogliervi tutti. I nostri telespettatori hanno imparato a conoscere non solo in occasione della prima apparizione ai nostri Incontri con l'Arte che fu al storico caffè letterario delle Giubbe Rosse, ma ormai da diverse settimane, da quando i nostri Incontri con l'Arte si occupano della rassegna Carattere della Donna, ideata e propugnata e organizzata dalle due sorelle Giulia e Lesia Savitskaya. Ora ho imparato a pronunciarlo bene? Sì, tutto bene. Bene, allora possiamo proseguire. E le prime mostre che abbiamo proposto ai nostri telespettatori su suggerimento di Giulia e Alesia sono state mostre di donne pittrici russe che loro hanno selezionato e portato e soprattutto da Mosca, mi pare fossero provenienti da Mosca, a Montecatini. Quest'oggi una loro connazionale, però non in veste di artista ma di collezionista, si chiama Svetlana Saft, ovviamente verrà presentata ai nostri telespettatori e poi le rivolgeremo delle domande che saranno tradotte dal russo in italiano. È qua perché propone le opere di un artista tedesco, sono opere che abbracciano un arco di tempo che va dal 1965 al 1995. L'artista si chiama Werner Kolbe, è tedesco e la sua arte, vedete, spazia dalla metafisica al surrealismo. E la signora che vive a Berlino da oltre 20 anni ha collezionato queste opere, ovviamente a Berlino ne ha anche molte altre, e ha voluto portarle in Italia per far conoscere questo artista ai nostri telespettatori, un artista come abbiamo detto che oggi non ha potuto raggiungere Montecatini perché diciamo ha un'età abbastanza avanzata. Sì. Quanti anni ha? Più di 90. Ecco, e quindi insomma sarebbe stato un po' problematico. È problematico, certo. Allora, come siete venute in contatto con la signora Svetlana e come avete deciso di ospitare un artista non vostro connazionale, non russo, così come invece i precedenti che abbiamo presentato qua a Montecatini? Abbiamo fatto la scelta di quest'artista da ragione di Svetlana, perché noi conosciamo Svetlana come una donna affari, perché la direzione di Svetlana c'è business. E poi è venuta questa passione di arte piano piano e Svetlana ha iniziato a fare la sua collezione di questa artista e penso che Svetlana può raccontare un po' come questa è venuta. Allora, intanto le vorremmo chiedere come ha conosciuto l'artista, quali sono stati diciamo, gli elementi delle sue opere che l'hanno folgorata, affascinata, facendo sì che lei diventasse proprietaria di queste opere. Bene. Svetlana, расскажи, как ты начала коллекционировать именно этого художника? Почему? Во-первых, мне нравится этот стиль. Prima cosa che a me piace questo lo stile che dipinge come dipinge il pittore.
Мне повезло, что мне досталась такая большая коллекция. Я, естественно, купила ее почти всю. Per me era un successo trovare la collezione così varia con opere numerose di questo pittore e quando lei ha capito che c'è possibilità di comprare, lei ha acquistato. Более 100 работ. Più di 100 opere. У меня много других художников, много других работ, но вот это именно метафизика и сюрреализм мне более по душе и больше нравится. Ci sono anche altri pittori che lei fa come collezionista. Invece questo è un pittore per lei particolare perché questo lo stile surrealismo e metafisica molto affascina di lei. Possiamo chiedere anche delle notizie personali sul maestro, visto che oggi non è presente, che persona è e quali sono le sue caratteristiche, anche diciamo i lati caratteriali che lo possono contraddistinguere, se è un uomo burbero, un uomo cordiale, se è un uomo riservato, vive in maniera isolata oppure nel centro di Berlino, in mezzo alle persone. Такой вопрос. Какой художник? Кто он такой? Немножко биографии его. Художник родился в Берлине, ему больше 90 лет. К сожалению, он находится в доме престарелых в данный момент. Ну, вот. Il pittore è nato a Berlino, in Germania, adesso lui ha più di 90 anni, purtroppo adesso lui ha una vita un po' riservata perché lui vive a una casa di anziani per questo momento. Una casa di riposo per anziani. Sì, una casa di riposo per anziani. Allora facciamo intervenire anche Giulia, quanto durerà la mostra? Ricordiamo che, come abbiamo detto in apertura, tutti possono venire a visitarla, non è riservata solo ai clienti dell'albergo e quindi magari lanciamo un appello sia tu che tua sorella, ai nostri telespettatori, a venire a visitare queste mostre, a prendere contatti con loro, per, soprattutto se ci stanno seguendo degli artisti, per delle mostre scambio, per andare a esporre in Russia o anche a Berlino, ma insomma da questi contatti possono nascere tanti, prendere sviluppi, tante altre sinergie. Questa mostra è durata un mese, invitiamo tutti per guardare e per trovare questa energia, perché questa artista è molto interessante e tra questa artista noi mostriamo carattere nostro collezionista, perché questa collezione, Svetlana dice, è questa mia nuova visione per la vita, è questa mia nuova amore per arte. E guardiamo, benvenuta a questa mostra, benvenuta per guardare possibilità voi anche di acquistare, se uno acquistare, volesse acquistare, sì, nuovo amore, nuova visione, nuovo pittore tedesco, nuovi orizzonti che si aprono per Italia, sì, certo. Vero. Possiamo dare qualche notizia anche ai pittori che ci stanno, i pittori italiani. Voi potreste anche portare artisti italiani in Russia, in altre parti, in Germania. Certo. Cosa devono fare i telespettatori, artisti interessati a prendere contatti con voi per poter venire a esporre dove voi gli concederete la possibilità? Giusto, perché come noi facciamo le cose organizzative con art progetti, per esempio come questo progetto Carattere della Donna, c'è una serie delle mostre che mostra creatività delle donne. Svetlana partecipa qui perché anche vuole mostrare sua visione verso di vita e sua passione di arte. È venuto che noi abbiamo invitato lei per presentare sua collezione. Anche ogni progetto che noi facciamo ha sua anima, suo cuore e certo suo scopo, sua visione. Noi con piacere lavoriamo con le persone positive, creative e siamo aperti per ogni collaborazione. E detto con questo sorriso, ovviamente è un invito
imperdibile. Allora, per il progetto Carattere della Donna si è inaugurata oggi, mercoledì 23 maggio 2018, la mostra personale del maestro tedesco Werner Kolb. È un maestro di Berlino, ultra novantenne, che ovviamente, come avete sentito prima, oggi non è potuto intervenire all'inaugurazione. La mostra sarà aperta con ingresso libero all'interno dello Smart Hotel Bartolini di via Felice Cavallotti a Montecatini fino al prossimo 30 giugno. Intanto concludiamo dando alla signora Svetlana Saft il benvenuto in Italia e anche virtualmente anche al maestro, perché è la prima volta che c'è la possibilità, non solo nella nostra regione ma nella nostra intera penisola, di vedere le sue opere che si rifanno alla metafisica e al surrealismo.